ringrazio veramente tutte le amiche, e quelle che conosco e anche quelle che non conosciamo, perché riteniamo ugualmente amiche, per essersi spostate in una giornata di così grande calore, in una Roma in cui è sempre molto difficile muoversi, lo capiamo benissimo, e quindi veramente un grazie caloroso su un tema che naturalmente possiamo dire che non muove le masse, possiamo insomma, come dire, sembra un po' una cosa da quasi da addetti ai lavori. Prima di tutto un ringraziamento sentito e veramente profondo a Marina Morelli, a Carla Cantatore e a Barbara Damanti, perché si sono rese disponibili ad una, diciamo, a rilasciare non tanto l'intervista, quanto a parlare di se stesse, del proprio, insomma, di questioni anche in fondo molto, molto intime, molto personali, insomma, questioni che smuovono qualcosa di molto profondo. Non era scontato che lo facessero, che si rendessero disponibili, quindi il ringraziamento è veramente sentito. Perché anche in qualche modo io l'ho vissuta così, una, diciamo, un atto di generosità ulteriore, oltre a quello che, diciamo, nella vita praticano quotidianamente, un atto di generosità nel voler mettere a disposizione degli elementi di conoscenza, di condivisione di una realtà molto, molto complessa che la sorte, la vita ha riservato loro. E parlando del loro quotidiano, di quello che è le loro questioni, diciamo, quello che loro hanno voluto raccontare da un punto di vista particolare, che è quello dell'essere donna, perché questo lavoro nasce con l'idea e con l'obiettivo, forse anche un po' ambizioso, di affrontare la questione delle donne che hanno figli con disabilità dal punto di vista appunto dell'essere donna prima di tutto, e il fatto che abbiano detto, chi in maniera esplicita, chi in qualche modo l'ha fatto intendere, che nessuno aveva mai chiesto loro come donna, perché il loro essere madre è sempre stato prevalente, quindi anche un protagonismo, perché magari ci sono ciascuna nella propria dimensione, nel proprio tempo, a seconda, no, di quello che hanno fatto e come hanno vissuto questo essere caregiver, hanno avuto modo di essere protagoniste, ma in funzione del figlio e della figlia, dei diritti di questi ragazzi, di questi bambini, poi ragazzi e poi adulti. Ma loro sono donne, e donne in qualche modo, insomma, uso un'espressione un po' brutta, ma insomma donne dimezzate, vorrei dire, donne di serie B, donne che non, alle quali i diritti che noi tutte donne possiamo rivendicare, possiamo pretendere, a partire dal diritto a lavorare, o di scegliere di lavorare o di non lavorare, ecco, voglio dire, questo è un diritto che loro è sostanzialmente precluso, non perché la legge lo impedisca, ma perché è la vita, è i fatti, è la disorganizzazione sociale, è una situazione che crea nei fatti, che crea di fatto, e quindi questo crea una situazione che è appunto faticosa, dolorosa e che costa moltissimo. Quindi è chiaro che aver interloquito con loro da questo punto di vista, credo, poi magari, ecco, in parte l'hanno detto nelle interviste, in parte forse vorranno anche dire altre cose, ha aperto, come dire, delle ferite magari che erano così sopite, che erano state dal tempo un pochino messe da parte. Ci si convive poi con la realtà, non so. E quindi questo è stato, in questo senso, voglio dire, un atto di generosità e di nuovo di impegno sociale, come se non ce ne fosse abbastanza già di impegno sociale in quello che nella loro quotidianità hanno fatto. Ho scelto di intervistare tre donne grandi, cioè tre donne che hanno figli comunque non piccoli, figli già abbastanza adulti e avanti con la maturità. Perché
il tema che insomma già era, mi intimoriva già molto per il rispetto naturalmente dovuto a queste situazioni, ma ho pensato che potesse essere più logico avere delle testimonianze uniformi, non certamente dal tipo di ragionamento, ma uniformi dal punto di vista di percorso di vita, no? Una madre giovane che ancora ha magari il figlio o la figlia il piccolino nell'adolescenza, che sta alle prese, no? Con la scuola, no? I problemi che incombono e per i quali sta lottando, naturalmente ha un approccio diverso, forse un sentimento diverso. E poi ho anche capito che in realtà anche loro sono tutti i minuti ancora della loro vita, ancora con figli grandi, adulti o molto grandi, sono anche loro comunque alle prese con questi problemi quotidiani. Forse sono di altra natura, naturalmente non è un bimbo o un adolescente che ti interpella, è un adulto, ma che comunque ancora capisci che la soluzione nella società non c'è, non si è trovata. Quindi insomma questa è stata una delle questioni appunto che mi pare che salgano in campo. Per farla breve, quindi andare rapidamente, quindi intanto un ringraziamento. Poi l'altro diciamo, aspetto tecnico è che ho fatto singole interviste, quindi ognuna di loro ha uno spazio nel sito di Noi Donne, c'è cioè una pagina aperta sul progetto, che è un progetto sostenuto dalla Regione Lazio, partito con la giunta Zingaretti e che diciamo si è poi prolungato in questa nuova amministrazione. Questo progetto arrivò primo, vero Costanza, di cui per noi sì. Molto di grande orgoglio. Quindi insomma è stato anche colto questo elemento forse di novità e quindi le singole interviste, che sono di circa 15-16 minuti per ciascuna di loro, raccontano un po' più. Il cortometraggio raccoglie un po' gli elementi che ho ritenuto probabilmente anche non sempre condivisibili magari anche dalle stesse interessate, ma a un certo punto i tagli bisogna farli, sono sempre dolorosi, però insomma nell'insieme c'è c'è questa narrazione che restituisce, mi sembra, una complessità della situazione e fin qui diciamo probabilmente non dico nulla di nuovo. È arrivata Carla, grazie, eravamo in penna, quindi finora ho ringraziato Carla, è la terza protagonista, Carla Cantatore. E l'ultimissima cosa che voglio dire è che anche questo sarà messo naturalmente nella pagina del sito di Noi Donne e nei social, potremo fare altre presentazioni che sono naturalmente lo spunto per porre all'attenzione del mondo questo tema, che poi ce lo diremo, sono presenti, ringraziamo naturalmente oltre Marta Bonafoni, consigliera regionale, nonché responsabile nazionale delle politiche del terzo settore del Partito Democratico, ho detto giusto, grazie veramente di essere qui, e Eleonora Vanni, presidente nazionale Lega Coop e Sociali, che è un altro pezzo importante, perché il senso e l'obiettivo del progetto era di raccogliere queste testimonianze e creare il momento di incontro, di dialogo, quindi fare con chi? Con le istituzioni e con chi poi è chiamato nei territori a dare risposte con i servizi. I servizi che se funzionano sono anche la risposta alla possibilità di autodeterminarsi di queste donne. Meno i servizi funzionano e meno queste donne sono libere di. Quindi è un tema che si pone fortemente all'attenzione anche del mondo, diciamo, dei movimenti femminili in generale, cioè un tema sul quale noi dobbiamo cominciare a porre un'attenzione per dare forza a loro, ma a noi tutte alla fine, perché ci sono tante ragioni, adesso non mi dilungo a dire perché. Ok, 17 minuti è il cortometraggio, poi faremo, ci saranno gli interventi, le comunicazioni delle tre protagoniste e poi
faremo un rapido cambio di tavolo per affrontare invece il dibattito sulle questioni, appunto, come dire, che sono i temi che abbiamo voluto affrontare. Quindi far iniziare poi alle 18 il secondo panel, come dicono quelli che organizzano le cose in grande, con, appunto, perché ci interessa interloquire con i decisori politici, con chi organizza materialmente e si trova, no, in qualche modo fra i due fuochi, no, perché il mondo della cooperazione sociale, di chi interviene e poi deve rendere conto alle famiglie e alle istituzioni, quindi allo stesso tempo ha, come dire, voglia di fare, ma magari anche problemi concreti con i quali si deve confrontare. Quindi è un altro pezzo del nostro puzzle che vogliamo comporre oggi, molto importante. Quindi per questo vogliamo lasciare spazio anche a loro. Quindi in questi 15-16 minuti organizziamoci. Io vorrei cominciare da Carla, che dice, perché da me? Che è arrivata tutta trafelata. No. Dici, diciamo, se puoi aggiungere molto brevemente, quindi delle tu sai che io so se... Io so che tu sei una donna concisa. Concisa di solito. Appicciamo, devi appicciare. Sì, brava. Sì, di solito sono concisa. E allora, faccio subito. Sì. Non mi sono preparata niente. Brava, è meglio così, ma tanto io ti tallono, non ti preoccupare. Sono tre amiche, oltre che caregiver, quindi io mi permetto, diciamo, come dire, una certa confidenza. Quando è cominciata la mia avventura di madre? Ti devi avvicinare. Io non ero portata per fare la madre. Non amavo i bambini. Sì, non amavo i bambini, ho cominciato ad amare i bambini attraverso i miei. Da quando ho avuto la prima figlia ho cominciato ad amare i bambini, tutti. E mi sono fatta male, non so. E ho avuto questa bimba e poi dopo 3 anni ne ho avuto un altro. E in quegli anni, parliamo di 50 anni fa, perché i figli sono grandi, 50 anni fa una mamma era una mamma. E doveva essere una mamma, la mamma di un bambino con handicap, anzi un bambino con disabilità, di una persona con disabilità, piccola persona con disabilità, doveva esserlo di più, doveva esserlo di più. E tutti si aspettavano da me certe cose, ma anch'io me le aspettavo da me. Io ho fatto ovviamente una lotta molto forte perché mia figlia potesse superare le condizioni che le avevano creato, perché una bambina sanissima, robusta, intelligente, gioiosa, ha avuto una lesione per un, posso dire, delinquente, lo dico qui pubblicamente, così l'ho detto una volta per tutte, un delinquente che invece di fare un cesareo, tanto disperato, ha voluto dimostrare quanto era bravo a farmi partorire senza cesareo. Che significa che svieni 3 volte per il dolore, che ti montano tutti sulla pancia, insomma queste cose qui, questo. Però, con Simona abbiamo fatto veramente, ho fatto una vera lotta, seria, perché doveva entrare nella società e doveva entrarci da subito, anche piccina così. E questa lotta ha fruttato quando ho capito che la lotta non poteva essere, fai tanta fatica per fare questa lotta, tanta, loro lo sanno, no? Chi è vicino lo sa, e la lotta è forte, quindi non potevo farla solo per mia figlia, ho detto se la faccio per tutti, e la penso così, c'è niente da fare. Sono diventata invisa a parecchi soggetti delle istituzioni nel frattempo, c'era uno, mi ricordo anche il nome ma non lo dico, che ogni volta la cantatore gli dia quello che vuole basta che se ne va. E allora un giorno mi si era fatto negare, io sapevo che era dentro, gli ho spalancato la porta, sono entrata e gli ho detto quello che volevo. Sì, sì, va bene, le facevo paura, ma giuro che non ero violenta, ero soltanto presente, diciamo. Diciamo presente, così, presente mi sono... e competente. Non solo l'ho fatto, sì, sì. Perché quando poi
la commissione si riuniva una volta all'anno per controllare se Simone era sempre con il suo disturbo, con il suo accidente, perché è stato un accidente, e verificavano che non fosse guarita, che avesse sempre diritto a questo meraviglioso titolo. E stamattina ogni volta che dovevamo andare a questa visita si piangeva, non ci voleva andare giustamente. E un giorno erano lì tre neurologi, tre di numero, e fanno, presenta un evidente ipotono. Ho detto, sentite, siete tre neurologi, c'è un ipertono, non un ipotono, che state dicendo? Dopodiché mi sono sfogato e ho detto, sentite, volete verificare che Simona guarisca? Benissimo, allora se Simona nel frattempo guarisce, veniamo qua, vediamo i calci a tutti quanti, io e lei. E Simona rideva come una matta, perché giustamente, cioè queste sono pillole, ecco. Ma non sono pillole, sono macini. Esatto. Ecco. E questo, sì, mi finisco subito. È tutto subito, Tiziana, scusa, perché poi purtroppo... No. Non è giusto prendere più spazio del necessario. E per l'altro figlio abbiamo avviato un altro tipo di percorso, che è molto pesante anche quello. È uno che mi telefona, sta nella casa famiglia, ma mi telefona tre volte al giorno, se non quattro. Posso testimoniare? Sì, lo so, è perché tutte le mie amiche lo sanno. Sì. No, ma se non rispondo vai in disperazione, e quindi io rispondo. E a un certo punto ero così sfinita che mi sono avviata su di là, sono andata a fare. Adesso passo la parola alle altre. Ma guarda, volevo soltanto integrare, perché sì, c'era una brevità. Cosa, scusa, certo, una cosa che è importantissima, che mi stava spassando. E voi sapete, io sono nell'Udi, come avete sentito, Unione Donne in Italia, e seguo l'andamento numerico brutto dei femminicidi in Italia. Allora, sono in aumento esponenziale i femminicidi compiuti su donne che fanno del caregiver, persone malate di mente, che sono seguiti dai CIN, ma sono seguiti in che senso? Non lo so, gli vanno dietro, cosa fanno? Sono seguiti dai CIN, ma che poverini, forse non hanno le forze per farlo anche, io non voglio buttare la croce su nessuno. Però in realtà poi vivono con queste donne. Se questi, se un cristone di 2 metri non vuol prendere le medicine, come gliel fa a prendere la nonna? Perché ammazzano la nonna, la mamma, la zia, la sorella, al massimo la cugina. Sono le maggiori vittime di femminicidio, adesso sempre di più sono donne che arrivano. Allora, non possiamo dare la colpa, sì, quello ha commesso un assassino, ma io questi li chiamo femminicidi a corresponsabilità istituzionale. È una cosa che ci tengo. Vero. Carla non può in una manciata di minuti, ma per dare il senso del lavoro che ha fatto questa donna, in una lunga fase Simona doveva essere seguita praticamente 20 ore al giorno, insomma tante ore al giorno, per fare continuamente degli esercizi per questa sorta di riabilitazione, adesso perdonami, metodo Doman della Cato. Esatto. Per seguire delle terapie che si è cercata lei, perché guardava, studiava, faceva. Aveva in una fase, mi ha raccontato, 45 persone che si alternavano a casa per seguire la bambina. Così, una cosetta detta, che la posso solo dire malamente io, e comunque Simone e Daniele sono tutti e due laureati. Simona, che tra l'altro vedrete un'intervista che le ho fatto, fra poco sarà pubblicata su Noi Donne, è socia di una cooperativa sociale, oggi doveva essere qui, è dirigente, quindi è autonoma, con la sua carrozzina, lavora, ha un'assistenza praticamente,
H24 perché non ha autonomia, e però è una donna di una forza, quindi è il frutto, ecco, del lavoro di questa donna che si è imposta al mondo in questo modo. Questo lo sottolineo per dire che poi quando, ecco, diciamo, la similitudine con le rocce, con le montagne, io non ho avuto, mi ha presa questa idea e non sono riuscita a uscirne, perché sono delle rocce queste donne che si caricano da sole contro il mondo e che raggiungono dei risultati oltretutto di grande dignità per queste persone. Barbara c'è il vantaggio di vivere in provincia, è un vantaggio. E quindi diciamo, siamo, adesso capiremo il vantaggio in che consiste. Siamo privilegiati. No, io brevemente, perché anch'io non è che ho preparato nulla, semplicemente intanto iniziamo con i ringraziamenti al giornale Le Donne, perché ha affrontato un tema a me carissimo e che da anni cerco di combattere dentro le assemblee anche delle donne, perché noi queste mamme rappresentiamo un po' le mamme di serie B, no? Perché quando ti nasce un figlio del genere capisci subito che devi far fatica per essere come le altre, per avere quello che hanno, non solo il lavoro, ma io parlavo anche delle nostre libertà personali. Se io voglio prendere uscire a fare una passeggiata sulla spiaggia perché abito al mare, io prima devo aver ordinato la mia vita, no? Anche a vita mia, e così sarà per sempre. Quando prima parlavamo dei sostegni delle istituzioni, come quando nasce un bambino negli asili nidi che chiediamo a gran voce quando abbiamo i figli, quella è una fase, no, della vita, quel bambino cresce, per noi non finirà mai, fino all'ultimo respiro, perché rimarranno sempre figli piccoli con bisogno di attenzioni, incapaci di autotutelarsi, quindi la vita nostra deve essere proprio organizzata, non c'è neanche la libertà di andare a prendere un caffè, ed è faticoso anche riuscire a ottenere delle idee sociali che poi ci abbiamo, perché poi tutto sommato io sono una persona che ha una vita sociale, ma anche delle attività, perché ho anche un marito che mi aiuta a farlo, molte donne sono state lasciate sole su questo. Quindi dicevo, rivedendo questo filmato che tra l'altro mi ha pure commosso, bravissime, il filo conduttore poi è sempre quello, no? I servizi, le istituzioni, la cultura intorno a queste cose, perché io lo dicevo nell'intervista, le donne, quelle più anziane di noi, quelle che hanno avuto i figli prima di noi, stavano chiuse a casa con i loro figli. Questo si aspettava la società da loro, nessuno si aspettava nulla. Oggi per fortuna lo vedo anche a regione, io credo di essere stata anche una promotrice nel comune in cui sto, a far vedere mia figlia, a far vedere le difficoltà che ci sono a scuola, anch'io andavo nelle scuole, nelle istituzioni ed ero un po' inviso anche io, perché noi conoscevamo le leggi, i nostri diritti, quando vedevamo che non erano rispettati andavamo a protestare e abbiamo pure un po' tracciato la strada, no, questo nuovo adulto italiano. Però c'è molto, molto da fare. E la prima cosa da fare secondo me è proprio quella di parlare tra donne, di informare le altre donne del grido d'aiuto che donne come noi stanno lanciando da anni, inascoltate. Inascoltate, ma non perché, per colpa, per colpevolezza, ma perché come diceva Tiziana non ci sono le grandi masse interessate a queste, perché per fortuna siamo una minoranza. E in quella dobbiamo rimanere, perché è il destino che ti è toccato. Ed è il tuo e te lo devi tenere. Quindi questo documentario, queste altre mamme che ho avuto la fortuna e l'orgoglio di aver conosciuto, mi rendo conto che parliamo tutte la stessa lingua senza mai essersi incontrate prima, abbiamo vissuto le stesse tappe, le stesse paure, le stesse insicurezze, e quindi questo ci fa forti. E quindi vorrei chiudere l'appello con questo: la forza delle donne deve essere una marea enorme, forte e di unità. Perché se non ci sosteniamo fra di noi non possiamo aspettarci che lo facciano le istituzioni da sole. Quindi niente, soltanto questo. Grazie a tutti. Marina rappresenta invece, diciamo, questo ventaglio di circostanze, situazioni, diciamo, per dare un minimo spettro della complessità delle tante differenze, anzi scusate, Marina, appunto, per dare il senso, mentre le altre amiche hanno spiegato, ecco, Marina è madre di due persone con autismo grave, quindi ha una situazione particolarmente pesante, in situazione monoparentale, quindi capiamo. E una questione, ecco, che mi appuntava mentre parlavano anche le altre,
l'elemento dell'emergenza, quindi c'è una ordinarietà della vita da gestire, ma poi ci sono le situazioni di emergenza e lì si apre un altro capitolo nel quale veramente siamo quasi nel vuoto pneumatico. Marina, siccome lei è scrittrice, si trova bene con la parola scritta, grazie. Vai. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie di essere qui ad ascoltarci. E per noi è molto importante la vostra presenza. Insomma, i numeri in realtà sono abbastanza importanti, perché ci sono 10 milioni di caregiver, si stima, in Italia, di cui il 75% sono donne, comprese tra i 75 e i 64 anni. È una legge non scritta, ma una dura legge sociale, quella che ostacola la nostra emancipazione e la nostra autonomia, ovvero che in caso di bisogno familiare, la società, anche all'interno quindi delle famiglie, ci si aspetta che sia la donna a doversi sacrificare. In realtà siamo a disposizione dei nostri cari, dei quali ci prendiamo cura, per la loro non autosufficienza. E viviamo senza diritti costituzionali, quali il diritto al lavoro e alla salute, e in assenza di una legge sul caregiver familiare nazionale che riconosca direttamente al caregiver, in qualità di beneficiario, un compenso e i versamenti INPS per maturare una eventuale pensione, da aggiungere eventualmente anche ad altri versamenti maturati, insomma, come accade in qualsiasi paese civile. E poi ci sono questi due punti che a me stanno particolarmente a cuore. Uno di questi, appunto, lo ha poco fa accennato Tiziana. Viviamo senza la possibilità di essere sostenute dai servizi in caso di emergenza, cioè emergenza dovuta a una crisi di nervi della persona disabile complessa della quale siamo caregiver. E poi la preoccupazione che ci accomuna tutti, insomma, che è la preoccupazione costante per il dopo di noi. Ora, cosa succede in caso di crisi di nervi incontenibile da parte di una persona, per esempio, con autismo, autistica complessa, ad alto bisogno di supporto? Succede che non esiste un servizio sociale per le emergenze e le chiamate 112 sono in questo senso mal gestite dai pronto soccorso, che di solito rimandano ai servizi con un appuntamento al curante della ASD, il quale è lo stesso medico ad avere detto noi giustamente di chiamare il 112, non essendoci il servizio che medi il rapporto con gli ospedali. Su questa questione, che spesso riguarda personalmente me come caregiver e le mie figlie autistiche complesse, mi sono confrontata anche con una presidente di un'associazione, Cristiana Mazzoni, anche lei madre e caregiver familiare, presidente di FIDA, Forum Italiano Diritti Autismo, la quale fa parte di un tavolo di lavoro che partirà a breve in regione. In questo tavolo ci si impegnerà, perché già sono presenti due servizi negli ospedali in questo momento, che sono il servizio Dama e Tobia, però si occupano essenzialmente di offrire in questo senso percorsi ospedalieri programmabili, e questi, attenzione, già sono una grande conquista per noi, però si vuole, attraverso questa cabina di regia, cercare di coordinare e di mettere questi due servizi, diciamo di coinvolgerli in un progetto che permetta agli ospedali di accogliere in emergenza le persone con disabilità complessa e disturbi del neurosviluppo dovuti anche a malattie genetiche, perché sarà proprio un servizio dedicato a questo, per giungere alla diagnosi, alla giusta cura e gestire i casi di acuzie e post-acuzie, che in questo momento li gestiamo noi caregiver, peraltro in maniera non efficace, perché poi noi non è che siamo dei medici, insomma, noi facciamo le madri, ecco, insomma, a volte siamo pure madri dei ragazzoni belli grossi che ci menano, noi prendiamo le botte. Quindi niente certezza di diagnosi e cura nei pronto soccorso, dove in caso di crisi si tende a sedare
e non ad escludere l'insorgere del problema di tipo organico, causa della maggioranza delle crisi, come è successo a me. Mia figlia aveva un reflusso dolorosissimo, cemenava, non si sapeva spiegare, aveva paura di morire. E quindi cosa fanno? Ti sedano e poi ti rispediscono con un appuntamento con i servizi territoriali in base alla prima disponibilità del curante dell'ASL, come abbiamo detto prima. E in questo caso devo spendere una parola a favore dei servizi, che ha 500 pazienti, cioè capite come stanno ridotti questi servizi all'osso. Ora, l'isolamento a noi imposto dal punto di vista sociale e umano, tutto ciò che ci viene chiesto di impossibile, è una crudeltà, ma la nostra condizione viene fatta passare come una scelta eroica, capito? Noi siamo delle eroine, ma chi ve l'ha detto? Cioè, siamo persone come tutti gli altri, vorremmo avere una vita, un minimo, insomma, niente, non è possibile. Il sistema si basa, per andare avanti, sulla forza lavoro nero dell'esercito invisibile dei caregiver, questa è la verità. Ora mi chiedo se la politica avrà mai la volontà di affrontare seriamente il dramma delle donne caregiver. Poco fa ho parlato di numeri, no? Cioè 10 milioni sono un numero importante, no? Voglio dire, ecco, non è più, diciamo, una cosa, adesso non saranno tutti come me che si occupano di persone autistiche, magari anche di anziani, magari, però insomma è un numero imponente anche per la politica, può cominciare a diventare un qualcosa, diciamo, anche di interessante, no? Voglio dire, allora. E quindi noi siamo costretti appunto fino allo sfinimento psicofisico, ok? E quindi si pensi oltretutto che vi sono territori dove l'assistenza domiciliare e i servizi tipo il trasporto non ci sono, facciamo, facciamo gli autisti di tutto, insomma, gestiamo tutto, e oppure languono, mentre i centri diurni sono proprio una chimera. Cioè, si capisce perché non si riesce. Allora, spiace dirlo, ma nel nostro paese, che non è fanalino di coda in Europa e nel mondo in fatto di leggi di civiltà, non si riesce poi a fare attecchire questa civiltà sui territori, diffondendo con la presenza dei servizi territoriali che siano efficienti anche una cultura del sociale che sradichi progressivamente questa mentalità per la quale la persona con una disabilità congenita o sopraggiunta viene considerata essenzialmente una questione di famiglia e soprattutto della donna. Qui insomma qualcosa bisogna fare proprio diciamo sul terreno. E poi c'è questa nota dolente del dopo di noi che riguarda la preoccupazione appunto avvilente che noi abbiamo. Sappiamo che i progetti di vita che veramente rispettino la persona sono rari. Adesso a breve sarà avviata in questo senso una sperimentazione in 9 province italiane dal gennaio 2025, però i fondi restano pochi, ok? Ecco. A tal riguardo in Regione Lazio sta accadendo qualcosa che ha messo in agitazione noi caregiver, perché ci sono 89 persone autistiche complesse inserite per il loro bene e per il loro benessere in case famiglia, le quali a causa di una disputa per il pagamento della retta, ok, in atto tra Comune di Roma e Regione Lazio, si sono vista messa in discussione la loro permanenza nelle case dove attualmente vivono e hanno trovato un po' di serenità, e così i loro familiari, ex caregiver. La deliberazione regionale in questo senso è la 983 di dicembre 2023. Allora, il coordinamento delle persone autistiche, delle famiglie di persone autistiche, con una serie di iniziative, una lettera aperta al sindaco di Roma, agli assessori e al presidente della regione, Rocca, ha espresso esattamente il sentimento di preoccupazione di noi genitori e caregiver. Allora, siccome qui oggi si parla di caregiver, cioè era mio dovere dire questo, no? Che è logico che ti arrivano queste notizie, dice, ma come? Queste famiglie avevano fatto questo passo così faticoso, micidiale, qual è quello di affidare i loro figli al sistema, che abbiamo detto, insomma, non è questa grande cosa. A un certo punto, insomma, che cosa succede? Arriva la delibera. Ora, quella dei conti della serva, quindi, invece di risolversela tra uffici, anche analizzando lo storico, ovvero i motivi per i quali queste persone sono state a suo tempo dai servizi inseriti d'urgenza
in luoghi residenziali più adatti al loro benessere di quanto lo fossero situazioni riabilitative. E io, se ci fate caso, insisto su questa parola benessere, perché questa fa rima con salute. E arrivo al punto. Questa dei conti della serva viene affrontata deliberando, abbiamo detto, e diramando comunicati, dovendo poi queste amministrazioni gioco forza, come dire, ritornare sui propri passi, perché non credo che vi sia un dirigente medico dei servizi sociali territoriali di competenza che si sintonizzerà su queste ragioni di tipo amministrativo in una forma di modalità clinica regressiva, dicendo sì, va bene, guardate, inseriamoli in una RSA o una RSD, no? Non lo fanno, no? I medici, quindi chi se la prende questa responsabilità? Allora, il problema sono sempre i soldi che risolvono tutto, i soldi che scombinano tutto, e in casi come questi la mancanza nella nostra regione del passaggio dei servizi sociali sanitari al sistema integrato dei servizi territoriali, detto socio-sanitario, esalta il problema del chi deve pagare e quanto, che si amplifica e diventa una disputa quando le amministrazioni sono di colore politico diverso. A tal riguardo mi chiedo se in questi assessorati, evidentemente indifferenti alle nostre persone, caregiver e autistici complessi in questo caso, ma insomma parliamo del mondo della disabilità complessa in genere, abbiano mai sentito parlare di presa in cura e quindi in carico della persona ad approccio olistico, ok? Che ispira il sistema unificato dei servizi sociosanitari, divenuto nella nostra regione una chimera. Approccio che per seguire la salute della persona la considera nella sua interezza, perché la salute è psicofisica e non può prescindere dalla qualità della vita e dal benessere percepito della persona. Quest'ultimo rilevabile anche nelle persone con disabilità gravissima, cioè per spiegarci quelle che non sanno parlare, grazie a sistemi valutativi per l'appunto l'approccio olistico. Ecco perché, per esempio, anche la regione non comincia a valutare anche di inserire nelle valutazioni, diciamo, per aiutare queste persone, per dare degli strumenti a queste persone disabili per subentrare nel proprio progetto di vita, di inserire dei sistemi valutativi ad approccio olistico. Invece no, queste persone autistiche di livello 3, che evidentemente queste amministrazioni comunali e regionali considerano per loro propria formazione e mentalità, malate e bisognose di cure mediche di tipo contenitivo, vengono valutate in modo meramente funzionale, al solo fine di renderle gestibili, ossia adatte al sistema e non viceversa. Le vorrebbero ricoverare, mi viene da dire, forse così costano di meno, giusto? E le leggi che parlano di progetti di vita e di diritto all'abitare, che fine hanno fatto questi diritti? Che si dovrebbero attuare sui territori attraverso una capacità progettuale da parte degli enti locali, che mette insieme tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, al fine di riconoscere alle persone con disturbo mentale il diritto a una vita autonoma adulta con il supporto discreto di operatori con una formazione valida e un supporto dato a loro continuativo. A giudicare da come vanno le cose e dai pochi soldi che vengono invece investiti in questo senso, sembrerebbero leggi di civiltà che scombinando le carte sono da combattere per le vie burocratiche. La civiltà costa troppo, è brutto da dirsi, ma le cose stanno così e la preoccupazione per i nostri figli resta. In una realtà come questa, per noi donne caregiver, la salute dei nostri figli, il loro benessere, è più importante della nostra vita personale, almeno fino a che ce la facciamo. Mentre la nostra salute e la nostra vita, che non inizia mai in questa maniera, passano in secondo piano, almeno così è per me, perché alla fine della fiera ciò a cui rinuncio io, come ho detto nel filmato, è molto meno rispetto a quello a cui dovrebbero rinunciare le mie figlie se io decidessi di tirarmi indietro. Ma in questa situazione, finché ce la faccio, io non decido proprio niente. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo per questi contributi che credo che non sia necessario commentare, perché sono
non sono grilli di dolore, io non concordo con questa definizione, sono semplicemente la rappresentazione di quel che è, di quello che è, e quello che è, della complessità di una situazione che va affrontata con professionalità, con competenza e anche col cuore. E anche con i soldi, perché poi è chiaro che i soldi non possono mancare, ma talvolta non bastano, insomma, poi è chiaro che sono pochi, certo. Poi facciamo, Carla, siccome ha parlato poco di no, non c'è una cosa che mi viene in mente. Accendi il microfono. Marina, tu chiudi. Una virgola. Dovete spegnerne uno. Una virgola di Carla. Una virgola di vita. La questione è che mio figlio, che ha 3 anni meno della sorella, quindi sono quasi coetanei, che ha quasi 50 anni, che ha quasi 50 anni, ecco, è nella condizione per cui Simona, la sorella, che a sua volta ha i suoi bisogni, a cui fa fronte in modo eccezionale, ma la preoccupazione che dopo di noi c'è anche con lei, Simona si troverà a fare da caregiver al fratello. Ancora una volta una donna, Simona, che ha bisogno di chi l'aiuta fisicamente, dovrà fare da caregiver al fratello. Ecco, poniamoci le domande, diamoci delle risposte. No, che quindi è anche in grado di raccontare quello che avviene nelle tante Italie. Elisa Paris, che è arrivata, e adesso arriva anche lei, che è presidente di una cooperativa sociale, storica cooperativa sociale romana, di cui è fondatrice, adesso arriva, ed è presidente di Nova in Rete, che è un coordinamento di cooperative romane che si sono messe insieme, cooperative sociali, sempre che hanno pensato di mettersi insieme proprio e darsi forza e cercare di creare un argine a queste complessità, allo stesso tempo al fatto che la società, ecco, dal punto di vista delle istituzioni diciamo, presenta delle grandi carenze. Marta Bonafoni, che di nuovo ringraziamo, appunto ho già detto, consigliera regionale, tra l'altro ha collaborato strettissimamente con l'assessore che avrebbe voluto, dovuto esserci, ma purtroppo non c'è, regionale, per la legge a tutela delle caregiver, e da ultima, ma non ultima, Costanza Fanelli, che è presidente di Noi Donne, e il tavolo lo gestisce lei. Io vado a fare le fotografie. Ci diamo spazio nelle nostre imprese. Intanto io volevo, diciamo, sono molto contenta di questo incontro, perché l'abbiamo pensato come un vero incontro, doveva essere, come spesso dopo i progetti si deve fare il convegno di restituzione. Qui invece, per come è stato fatto il progetto, c'è un incontro fatto di scambio, di sguardi, di ascolto, di partecipazione e anche di commozione, di rabbia, cioè di sentimenti che ci stiamo trasmettendo. E quindi questo è molto importante, e come dire, ci fa molto piacere che Noi Donne riesca a essere un soggetto che muove questo tipo di iniziative vere, eccetera. Io, siccome non l'ha potuto dire lei, naturalmente, oltre che ringraziare le care amiche che sono state le protagoniste, e ringrazio proprio Tiziana. Questo progetto nasce da una sua idea sentita, che nasce anche da, come dire, da un intuito, sembra strano, da un intuito che è quello di dire: noi dobbiamo, abbiamo il dovere come Noi Donne, di parlare di situazioni e di donne in concreto, che esistono, che sono tante, ma di cui l'opinione pubblica, i soggetti, non so definire, l'ambiente,
non parla come se fossero un po' fantasmi. Poi magari appaiono nelle ricerche come numeri, perché c'è una letteratura sul vivere le donne enorme. Io ho letto una interessantissima ultima ricerca uscita di recente, anche che dà un panorama europeo, e voglio ricordarlo. Guardate che la prima definizione di caregiver non viene dall'Italia, anche potevamo anche inventarne una in italiano, cura, tirando fuori questa parola che ci è molto cara. Viene a livello europeo, perché spesso l'Europa è quella che ha tracciato, grazie anche alle reti europee delle famiglie dei disabili, ha tracciato la prima strada, che è quella di dire: guardate che hanno, si possono definire, intanto riconoscere poi, e poi si dovrebbe anche fare delle politiche, va bene? L'Europa è stata la prima che ha definito questa cosa. L'Italia ha recepito solo nel 18 come una legge genericissima, come ricordava Marina, che non dice di fatto niente, per fortuna preceduta, grazie a Dio, grazie al nostro welfare territoriale, da leggi regionali, la cui prima è stata quella dell'Emilia Romagna, lo voglio ricordare perché è importante questo quadro, che ha segnato il primo modello di legge, e che poi è stato in alcune parti anche seguito da altre regioni, l'ultima è il Lazio. Il Lazio, che è interessante quest'ultimo, poi Marta ci dirà bene, perché mentre su molte cose ci sono somiglianze, nel Lazio è stato introdotto una cosa che Marina ha enfatizzato molto e che è un punto fondamentale del riguardare meglio la legislazione sui caregiver, che non c'è solo il diritto giusto di dare tutti i supporti perché i caregiver familiari e le donne possono svolgere quello che hanno raccontato le nostre donne, ma che ci deve essere un supporto autonomo dai diritti delle persone che sono curate e assistite, rivolto alle donne che fanno questo che che siano supporti, che siano... Qualche paese europeo ce l'ha, la Svezia, la Spagna, perché, quindi esistono altri paesi che accanto alla giusta, come dire, lavoro di dare risorse a chi organizza servizi sul territorio, eccetera, individuo, anche se definito risorsa informale, guardate una contraddizione in termini questa parola certamente capiamo che è stata inserita perché per agire il professionale sono quelli che stanno nel sistema formale, ma possiamo definire ancora risorsa informale quello che fanno loro, punto interrogativo, e come deve essere. Pongo queste cose perché io, da persona che vengo anche da un grande impegno nel mondo del welfare e delle leggi che abbiamo combattuto per questo famoso sistema socioassistenziale di cui Marina ha ricordato, io credo che cioè, questa integrazione, territorio, servizi, persone, famiglie, operatori, cooperazione con sociale, terzo settore, questo era il nostro disegno, no? Che oggi invece poi lo siamo chiamati a calare qua dentro. Allora, detto questo, ma mi sembrava anche interessante, come dire, fornire un po' qualche elemento strutturale su questa cosa, credo che noi volevamo, e lo stiamo come è stato detto, offrire queste testimonianze di vita vera, che sono testimonianze di problemi, ma anche che io definirei anche di strategie perseguite dalle donne. La parola strategia è una cosa importante, dietro a quello che hanno raccontato c'è una storia, ma ci sono strategie, quello che io definirei, non se ne parla molto per le imprese, ma le donne sono delle grandi organizzatrici e perseguitrici di strategie. E questo spesso non è capito dagli interlocutori, cioè non so come dire, la risorsa che non è solo espressione giusta di bisogni, ma è anche l'offerta di strategie di risposte a questa cosa. Quindi questo elemento qua io lo voglio, come dire, penso che sia molto importante che oggi sia adesso, in questo momento, dopo che hanno parlato loro, e chiedere e interrogare sulla base dell'esperienza concreta. Noi abbiamo appunto veramente qui tre punti di vista molto importanti. Non so se vuole iniziare prima Elisa.
diamoci un tempo molto stringato in modo che possiamo parlare di una cooperatrice che ha nel nostro territorio laziale 40 anni fa avviato delle 42 anni fa quando non c'era neppure l'assistenza domiciliare, ricordiamola, perché non c'è ancora non c'è no, nel senso che adesso nemmeno sulla carta c'è o c'è male, allora proprio non c'era. Faccio un esempio: attraverso l'esperienza si è diffusa a Roma come decentramento questo servizio che non esisteva, ma al di là di questo, che è stato uno dei primordi, loro sono stati con la cooperativa e con le altre cooperative di unità rete certamente tra i soggetti, non a caso prevalentemente composti da donne, quindi partivano anche da letture dei bisogni un po' più forti, per cercare anche di portare dei servizi e delle attività innovative, nuove, eccetera, eccetera. Noi vogliamo con questa cosa anche rinterrogare, perché noi sappiamo certo che già ci sono dei servizi e delle risposte verso questo tipo di problematica, ma quello che ci hanno detto loro, vorremmo, come dire, rilanciarlo a palla, sia per anche conoscere anche meglio, perché in questo c'è un po' una carenza spesso di comunicazione di quello che fa la cooperazione sociale sul serio, no? Nel senso, il riscontro, la ricaduta, il benessere sulle persone, che poi è la misura giusta, non sono le cifre, abbiamo ottenuto il benessere, la risoluzione, eccetera, eccetera, quindi è anche importante sollecitare, come dire, una socializzazione maggiore di quello che poi sono le azioni, i servizi, i risultati, le non adeguate. No? Quindi io la prima chiedo a Elisa per primo, no, come dire, di velocemente di dare, rispetto anche ai bisogni che sono emersi, che cosa avete, come vi siete misurati, quali sono state le punte anche più interessanti della vostra risposta e quali invece anche le vostre difficoltà a voler dare magari di più di quello che siete riusciti a dare. Non so se la domanda è. Cercherò di dare un contributo. Allora, questa giornata credo che debba avere un inizio, rispetto a quello che noi abbiamo detto. Perché dico questo? È vero che quando siamo nati noi tanti anni fa, come cooperativa ma come cooperazione sociale, non c'era nemmeno l'assistenza domiciliare e quindi è stata in qualche modo inventata dalla cooperazione sociale che ha ridisegnato i servizi sociali nella città di Roma. E come è partita? È partita da un bisogno, mettendo insieme la volontà di creare un lavoro autogestito come cooperativa, dal bisogno degli utenti e dalla disponibilità delle amministrazioni, delle istituzioni a ridisegnare un territorio, perché c'erano state delle leggi, no? Di riforme, eccetera, a ridisegnare un territorio per far sì che il cittadino fosse a portata di mano con i propri servizi. Da qui siamo partiti. E da lì sono state fatte varie sperimentazioni, perché è vero, i soldi non c'erano, ma erano sempre divisi a compartimenti distanti. Ma mettendo insieme, quindi inventando sperimentazioni, si sono man mano, no, creati nuovi servizi, dal centro diurni, domiciliari, soggiorni e così via dicendo. Quindi c'è stata questa voglia, no, questa, tra virgolette, lotta comune tra chi dalla parte doveva rendere i servizi, chi aveva bisogno di servizi e chi era destinatario di servizi. Questo è stato. È stato un periodo molto fertile, no? E siamo andati avanti. Oggi, mentre parlavate, parlava Marina, parlavano le altre, mi sono ritrovata in un attimo, rigettata all'indietro. Dico, ma tutto quello che è stato fatto, è stato creato, è stato conquistato fino adesso, ma dove sta? Dove sta quella comunità inclusiva, accogliente che era stata creata? No? Noi stavamo in mezzo alla piazza, c'erano cittadini
E tra l'altro l'istituzione era con noi, c'era volontà di creare, di costruire, c'era, come dire, l'idea di mettersi al servizio della città, dei cittadini. Oggi non è più così, perché si è burocratizzato, non solo, ma si è tentato di ridurre, no? È vero che non ci sono i soldi, ma è vero pure che i soldi ci stanno, ma vengono spesi per altre cose. E lì bisogna fare male. No? Perché vengono spesi per altre cose, vengono date così, no? Ma anche sulla questione del caregiver. Io sono d'accordo che il caregiver deve avere, no? Perché, come dire, i servizi non possono dare una risposta 24 ore su 24, non c'è nessun servizio se non l'istituzione chiusa, per le quali noi, perché prima c'erano le istituzioni chiuse per servizi semplici, e noi ci siamo battuti per aprire l'istituzione, no? Dalla legge Basaglia, ma anche dentro, no? Chi veniva messo dentro gli istituti, e quindi ci siamo battuti per portarli a casa, per portarli dentro il territorio, no? E dentro un domicilio allargato, dove c'era una solidarietà. Quindi, e quindi sono d'accordo, no, che ci abbiano, ma che non sia in alternativa ai servizi. Perché? Che cosa c'è da parte delle istituzioni? C'è questo tentativo di dare a caregiver, dice, ti do i soldi, fai quello che vuoi, ma non ti metto dentro un sistema. E questa è la battaglia, secondo me, che va fatta. Perché ognuno ha un ruolo. Se rimane questo ruolo in cui le cooperative sociali, perché io ho dato 45 anni della mia vita alle cooperative, no? Quindi voglio dire, e credo che di strada ne abbiamo fatta e abbiamo dato. Quindi sia le cooperative sociali, che le famiglie, che il territorio, che le istituzioni, insomma, voglio dire, non si può tornare indietro, ognuno ha un ruolo. E non si può far fare la guerra, no, non ci sono i soldi, sono di meno perché le cooperative costano troppo, ma non è vero, non è vero, perché i soldi vengono dati proprio, vengono buttati, no? Anche e soprattutto parte della regione. Stanno facendo, finanziando delle cose, non ci sono dei soldi, esatto. Stanno finanziando, esatto, delle cose perché non sanno dove metterli, esatto, pur di privatizzare, più di restringere, per non creare questo legame, questo contesto accogliente, perché questo contesto accogliente crea cultura, crea democrazia, crea insomma, qualcosa di nuovo, e noi stiamo tornando indietro, e indietro non vogliamo tornare, io credo nessuno. Li stanno tagliando. Segnalavo semplicemente che soprattutto la differenza di offerta di servizi nella regione Lazio è una cosa da segnalare, perché non è detto che se tu vivi in una provincia hai meno diritti a esistere o ai servizi rispetto a chi vive a Roma, perché chiaramente sono più sguarnite di centri diurni, di strutture, di assistenza domiciliare, quindi un'omogeneità della situazione sociale è una cosa che denunciamo da tanti anni, perché non è che può essere dato al caso la fortuna di nascere una famiglia che vive al centro di Roma o una famiglia con la mia che ha scelto di andare via da Roma, perché lei parla, ha ragione, voi avete fatto tanto, ma noi in provincia siamo senza centri diurni, senza assistenza, e i progetti della regione sono declinati malissimo nelle province. Io ho fatto un progetto, mi sono pentita di averlo fatto per i soldi che dovevo mettere prima io, poi rimborsi, quindi la regione, allora, poi se mai andiamo, no, se la siamo regione, brave, capisci, riusciamo a ricavare anche del tempo, non c'è solo Roma, capito? Questo sì, è il sì, sì, no. Importante questa istituzione. Basta, ecco, grazie, tante mille. Cose che sono state lanciate. E molte altre che dovremmo uscire da qua a seguire e rilanciare insieme, perché mi è chiaro che oggi c'è la restituzione di un lavoro bellissimo sul quale voglio spendere qualche parola, perché Tiziana, voi tutte lo meritate, le tre protagoniste che parlano con tre voci che tante altre, centinaia e migliaia di altre ne rappresentano, no? Perché siete state
testimonianza di una condizione che troppo spesso viene lasciata al buio, ai margini, e invece in questo lavoro viene fatta emergere. Dopodiché, oltre a questo lavoro, c'è il contenuto di queste interviste che investe i decisori politici, che siano all'opposizione. Io oggi sono all'opposizione, nonostante naturalmente ho messo il becco sulla legge approvata in aprile, perché si fa così, si fa senza colore politico la politica per tutti e per tutte, ma c'è anche una questione nazionale e cittadina, e quindi siamo investiti con diverse maglie, no? Di più squadre che devono giocare la stessa partita. Inizio da quella roccia che non è stata sottolineata, almeno non da quando io sono entrata in questa sala e Tiziano aveva già iniziato a presentare il lavoro, la roccia che sta dietro la locandina e che fa da frontespizio al documentario, al cortometraggio. Perché penso che dietro quella roccia ci sia un omaggio, un giudizio, ma anche una mancanza, che siamo noi istituzioni. Non è giusto che roccia siate voi che vi occupate della fragilità bella, difficile, amorevole, stancante, disperante, clamorosa dei vostri figli e figlie, e che invece dentro quella fragilità sia ricompresa la fragilità delle istituzioni, no? Che non sanno dare la risposta giusta, al momento giusto, con la forza giusta. Questo è vero sempre, in una società in cui da troppi anni, decenni, si taglia anziché sommare risorse, in cui la sanità pubblica ha avuto una sottrazione di risorse clamorosa negli ultimi 30-40 anni, non 30-40 giorni, 30-40 mesi, in cui quell'integrazione sociosanitaria approvata nella legge del 2000, la 328 di Livia Turco, è arrivata ad essere recepita dalla Regione Lazio nel 2016, 16 anni dopo, naturalmente con un recepimento che aveva visto nel frattempo cambiare tutto, in meglio, ma a volte anche in peggio, perché le disuguaglianze sono aumentate anziché diminuire, e che però poggia su gambe fragilissime, perché nel frattempo i comuni hanno avuto tagliati i loro bilanci e quindi i servizi sociali sono stati resi più fragili, e quella meraviglia che qui è rappresentata da due persone, da due donne, non a caso ancora una volta due donne che sono cooperanti prima di essere soggetti professionali, sono soggetti politici per me, e che sono dentro la nostra Costituzione il modello di sussidiarietà più bello, quello della cooperazione fra il pubblico e il privato sociale, della immaginazione insieme dei servizi e delle risposte, sono invece stati utilizzati come strumenti sostitutivi dello Stato che non ce la faceva, e quindi si è sommata fragilità, sforzo, come dire, discarico di responsabilità, anziché di disegno di un modello. Allora, questo che ho detto è sempre vero, ma lo è ancora di più quando noi chiamiamo in causa le donne. Io penso che questo documentario, questo cortometraggio, faccia una doppia operazione. Da una parte faccia uscire dalla invisibilizzazione donne e donne madri di persone, ragazzi, ragazze, bambini, bambini con disabilità, e dall'altra parte con questa immersione ci metta davanti tutte insieme le nostre responsabilità. Se è vero come è vero che nel nostro paese una donna su cinque lascia il proprio lavoro nel momento in cui ha il primo figlio, figuriamoci cosa accade quando quella donna ha un figlio che presenta da subito in corso di vita una disabilità. Figuriamoci cosa significa dover rinunciare al lavoro laddove di solito lo stipendio più basso in famiglia, quando la famiglia ha due genitori, evidentemente ci sono anche casi di famiglie monogenitoriali che hanno un carico unico sulle spalle uniche, solitamente di una madre. Cosa significa in una condizione di normalità, la metto fra virgolette perché è quello che il sistema ci propone, dover rinunciare allo stipendio più basso in presenza di un figlio che ha bisogno di spese, cure, tempo, spazio,
cosa significa quando c'è un aumento di spese che è dato dal fatto che una persona con disabilità che entra in una famiglia, chiaramente in assenza di un welfare che funzioni, di investimenti seri e adeguati, ha anche un bilancio familiare che salta, che è un bilancio economico, ma è anche un bilancio degli affetti, perché non l'ho letto nelle interviste, le vorrò ascoltare nella sintesi che avete proposto sul sito, non l'ho visto nel cortometraggio, ma è evidente che ciò che esplode è anche un equilibrio familiare. Cioè, queste stesse donne sono sottoposte a una privazione, a uno stress degli affetti e dell'equilibrio negli affetti, che è una vita nella vita, che è un ulteriore carico. Ora, è evidente che non tutti i carichi esistenziali possono essere sollevati dall'istituzione e dalla politica, ma è altrettanto necessario che tutti quelli che la politica e le istituzioni sono in grado e devono costituzionalmente sollevare devono essere stressati fino al loro livello massimo. Accade questo? Non accade, perché la cifra dell'abbandono del lavoro da parte delle donne è una cifra che non diminuisce. L'Italia da questo punto di vista è fanalino di coda rispetto agli altri paesi. Non accade perché il PNRR, l'epifania delle disuguaglianze sociali che hanno avuto, guardate, sul tema disabilità, noi allora governavamo la regione, un'evidenza pazzesca, perché tutte le griglie, tutte le i DPCM, ricordate, delle restrizioni erano al momento stesso per tutti e però per qualcuno un limite anziché una salvezza, perché quella restrizione in uno spazio per tante famiglie con ragazze e ragazze con disabilità sono state invece un aggravio di assenza di cura, di altri tipi di malattie, di patologie che potevano avanzare. Eppure quello sforzo ancora non si sta facendo, anzi registriamo passi indietro. Il nostro è un paese che sulla non autosufficienza ha approvato all'inizio di questa legislatura una legge che era stata piantata, diciamo, come un seme nella scorsa, fa bisogno stimato 7 miliardi per quei 10 milioni di persone che venivano citati, perché c'è una rete intorno alle persone con disabilità che va tutta considerata nella politica di presa in cura e presa in carico, e noi vediamo uno stanziamento di 500 milioni, 7 miliardi, 500 milioni e un rinvio al 2025 a chissà quando, perché nel frattempo arriva il nuovo patto di stabilità, ci dicono che la spesa sociale sarà una di quelle tagliate, quindi altri baratri che avanzano. Noi a Regione abbiamo provato e lo abbiamo provato adesso con una maggioranza politica che non è la mia, ma che ha avuto nell'assessore Maselli l'intuizione di impostare subito una delle leggi fondamentali, appunto quella del sostegno e della valorizzazione dei caregiver all'inizio della legislatura. È stata, credo, la prima legge non di giunta che noi, o meglio, non con la sola giunta, col solo contributo della giunta che noi abbiamo approvato. Personalmente ho provato a mettere del mio, ascoltando il terzo settore, ascoltando le associazioni dei familiari, ascoltando anche le associazioni delle persone con disabilità, perché una delle questioni è la dignità e il diritto fino in fondo sia delle persone con disabilità che di chi ne ha la presa in cura e la presa in carico familiare, e abbiamo inserito concetti secondo me fondamentali che ho ascoltato e che però vanno tutti esplosi, vanno tutti monitorati e poi resi agibili ed attuabili, che sono quelli appunto della dignità e dell'autodeterminazione, che sono quelli del benessere del caregiver e in questo caso soprattutto delle caregiver, che sono quelli della prevenzione dello stress psicosociale, della prevenzione dell'isolamento in cui il nucleo familiare che si chiude intorno al ragazzo o alla ragazza con disabilità rischia di cadere o cade, senza che ci giriamo troppo con le parole, che riconosca però quelle persone come persone a sé stanti. Questo è vero sempre, e torno a dire, è vero una volta di più con le donne, che hanno, prima sono state dette frasi fondamentali, ma nelle interviste, nel girato diciamo che sta sul sito, si parla di una vita tutta in salita, di un'esistenza sconquassata, di donne dimezzate, no? In qualche maniera. E noi non possiamo non farci carico di questo, e non possiamo non guardare dentro quei desideri e quei desideri violati, quella sospensione in qualche maniera, perché l'articolo 3 della Costituzione non è un articolo
che esclude qualcuno, ma che tutte deve includere e tutti deve includere. Dentro quella legge c'è anche molto dettagliata la questione del pronto soccorso e degli ospedali, perché appunto abbiamo ascoltato le difficoltà specifiche che ci sono nel momento in cui si entra dentro strutture che, guarda caso, non ricomprendono, mentre dovrebbero essere le prime a farlo, quel tipo di fragilità e di bisogni. E c'è un coinvolgimento degli enti del terzo settore, che io con i miei emendamenti ho provato a stressare il più possibile, positivamente, per provare a dire che quelle linee guida che adesso dovranno guidare la legge dovranno essere linee guida scritte insieme a chi ha a che fare tutti i giorni con quella prossimità che Lisa richiamava. Pensate che questa legge, che è appunto una legge regionale, stanzia da sola 15 milioni in 3 anni, ed è una sproporzione clamorosa se pensate ai 500 milioni e basta di tutto il paese. Ma io ho detto all'assessore: ne parli alla ministra competente, proviamo a fare scuola, no? In qualche maniera a indicare una strada. Ecco, io ho capito che poi ci sarà un'interazione, quindi fermo qui il mio intervento, ma penso che noi dobbiamo essere in grado di ragionare sulla vita nel suo spazio, nel suo tempo, degli uni e degli altri. Dal momento che la caregiver familiare, la madre, la donna, non è riuscita, non riesce, per colpa di uno stato troppo fragile, a essere fino in fondo tutto quello che vuole essere, voi vi siete regalati chi l'arte, chi la scrittura, chi la politica, mannaggia a te, meno male che abbiamo fatto la proiezione dopo le elezioni, se non c'era la campagna elettorale bella in vista con i volantini di Barbara, che adoro, a cui voglio un gran bene, quindi sto giocando. Ma penso che voi lo abbiate fatto sulle forze vostre, troppo poco sulla potenzialità restituita da parte delle istituzioni. Questo banalmente non è giusto, non so dirla meglio di così, non la posso e non la voglio mettere in politichese, non è giusto. C'è bisogno di rendercene conto e di mettere in file politiche giuste fino in fondo. Quella dei caregiver è un esempio, la battaglia sugli 89 nuclei familiari, perché poi non ci sono soltanto i ragazzi e le ragazze, sono famiglie intere sconquassate, queste sì, da questa griglia che non torna, no? Da questo risultato che non fa la somma auspicata, perché noi ci eravamo inventati un modello che non stava dentro le norme, adesso qualcuno ha pensato che quel modello dovesse essere legalizzato, ma la legalità, la legalizzazione non può andare contro i bisogni, i percorsi di vita di quelle persone e delle loro famiglie. Quindi mi viene da dire che c'è una battaglia da fare, che così come voi dite, no? Qualcuna di voi dice nel cortometraggio: se una giovane donna mi dovesse avvicinare, chiedere consigli, io sarei lì a prenderla per mano e a sollevarla, a sostenerla. Facciamo. Questo coraggio, questa, secondo me, inevitabilità che voi portate avanti per esperienza con le altre, deve essere innanzitutto la nostra. Non è che penso che serva l'arcobaleno, penso che sia semplicemente ciò che le istituzioni dovrebbero fare sempre, e che per tanti anni hanno però smesso di fare. Io credo che siamo dentro un punto di non ritorno, quindi per quanto mi riguarda, oltre all'ascolto, che non deve mai mancare, metto in campo la battaglia, perché di battaglia si tratta insieme a voi, insieme... Direbbe Carla, parliamo di lotta. Di lotta. Io già sulla lotta, hai ragione. Grazie. Adesso con la visione anche nazionale di questo problema. Ma io appunto, prima di fare il mestiere che faccio oggi, ho lavorato molti anni in cooperativa e ho conosciuto molte più generazioni di madri, di persone con disabilità, purtroppo sempre chiamati ragazzi, ma come avete detto voi, poi diventano adulti i problemi, diventano adulti i bisogni. Allora io onestamente, appunto, rispetto a questi tanti anni
Vi devo dire, non sono una madre di una persona con disabilità, ma sono molto stufa di questa cultura che ci opprime e della retorica delle madri coraggio. Molto stufa, anche perché le madri sono sempre e comunque agli onori della cronaca o come eroine o come vittime, e non si parla mai della limitazione della libertà di scelta che hanno e del diritto a vivere, a lavorare, ad essere felici e a realizzarsi come persona. Io credo che ancora oggi siamo vittime di questa cultura, e vale per le donne, diciamo, sostanzialmente, ancora di più per, appunto, le madri caregiver di persone con disabilità, che oggettivamente a volte è come, no, se avessero la colpa di quello che gli è successo, e quindi se ne dovessero far carico, perché appunto hanno in qualche modo contribuito a questo tipo di situazioni. È vero, Costanza parlava di strategie, ma purtroppo sono strategie di sopravvivenza che vengono messe in campo, perché gli aiuti, quelli veri, e il riconoscimento al diritto alla propria felicità insieme a quella dei propri figli sembra quasi una richiesta egoistica, ecco. Cioè sembra quasi che le madri, quando chiedono questo, non siano sufficientemente madri e sufficientemente generose. E questo è il presupposto, e purtroppo devo dire è quello che periodicamente ed oggi ritorna in maniera forte. Elisa prima accennava a questo tema, no, fra i servizi, la vita autonoma al proprio domicilio, come vale anche per gli anziani e così via, come se queste cose fossero in contraddizione. Allora, il tema fondamentale è la capacità e la possibilità, quando è possibile da soli, quando non è possibile con tutti i supporti adeguati, di scegliere il proprio progetto di vita. E vale per il caregiver, così come vale per la persona che ha bisogno di essere accompagnata e portata nella realizzazione del suo progetto di vita. Simona, vero, si chiama tua figlia? Sì. Se non fosse stata accompagnata in un progetto di vita, d'accordo, non avrebbe potuto, no, realizzare. Questo vale per tutti. Ci vuole la possibilità di accompagnare le persone nella realizzazione del proprio progetto di vita. La nuova legge sulla disabilità punta molto a questo. Il progetto di vita è centrale. Poi cade l'asino, come si dice, quando si parla del budget di salute, e cioè delle risorse che devono essere messe in maniera integrata, e ero giovane quando sentivo parlare di integrazione sociosanitaria, di integrazione delle risorse, d'accordo, non se ne può più, e allora si fa fatica. Guardate, io ho partecipato al tavolo sul decreto, sul progetto di vita, e quando abbiamo messo lì il tema del budget di salute è tornato fuori questo problema fondamentale fra le risorse del sociale, le risorse della sanità, le risorse del sociale sempre più ristrette, e anche quelle della sanità, perché non si calcolano in valori assoluti, questo è bene che si dica più volte, e non si mettono insieme, perché per metterle appunto a sostegno del budget di vita devono essere messe a sistema, c'è poco da fare, mentre da noi comanda chi ha più risorse, e quindi comanda il sistema sanitario, che, come ha detto qualcuno di voi, mi sembra Marina, non è malattia, non è sanità, è salute, che comprende tutte le dimensioni della vita. E allora questo è un tema centrale, un tema che noi come cooperazione sociale conosciamo bene, perché all'interno delle cooperative sociali lavora oltre il 75% di donne, che molto spesso si trovano nella situazione di essere contemporaneamente
professioniste della cura e caregiver di qualche familiare, sapendo bene qual è il problema e sapendo bene loro stesse che nel momento in cui loro portano la cura e curano una serie di persone che ne hanno bisogno, magari trovano ostacoli infiniti nel avere le risposte per le loro persone, per le persone, per i familiari che hanno bisogno di cure e di assistenza. E lo vediamo molto anche nell'organizzazione del lavoro di molte donne che appunto quando va bene riescono a conciliare un metà tempo e quando va meno bene devono lasciare il lavoro, anche se magari il lavoro è una fonte di sostentamento, ma è anche un mezzo di relazione, di autorealizzazione, perché purtroppo le esperienze che ci sono qui oggi sono esperienze virtuose, cioè dove nella scrittura si trova la realizzazione, nell'arte si trova la realizzazione, nell'impegno politico si trova la realizzazione, che avrebbero bisogno sicuramente di un altro, non so se si trova la realizzazione, no, però siamo, una linea, sì, appunto, che però avrebbero sicuramente bisogno anche di altri tempi, di altre modalità e di altre condizioni, ma vi posso assicurare, appunto, avendo peraltro lavorato anche direttamente in soprattutto io ho lavorato in centri diurni per persone con disabilità, che ci sono molte donne che non hanno queste condizioni, che non hanno, voglio dire, in sé la forza, gli elementi, la creatività da tirare fuori e che hanno ugualmente diritto. Molte donne che appartengono a situazioni familiari e culturali magari anche un po' deprivate, e allora a quel punto lì è veramente il deserto, perché non riescono neanche, come chi ha qualche strumento anche culturale in più, a farsi portatrici e paladine dei propri diritti, perché in qualche modo si perpetua quella cultura per cui sono la madre, è giusto che lo faccia io sono quella che si deve sacrificare. Ma queste donne qui ne hanno diritto come ne hanno tutte le altre. E ugualmente c'è un tema di dove ti trovi, sia dal punto di vista culturale ed economico, sia dal punto di vista territoriale. Guardate che questo delle periferie, delle aree interne è un tema assolutamente centrale. Non ci sono servizi, non c'è la mobilità, non ci sono risposte. Stiamo ragionando da molto tempo di come si possono anche fare arrivare supporti, servizi, interventi anche tempestivi nei momenti anche di acuzie e di bisogno, perché sono significativi. Quindi ci sono una serie di disuguaglianze in un contesto che è già disuguale di suo, perché io appunto, come si dice, non c'è risposta più disuguale di una risposta uguale per bisogni diversi. Allora, il tema non è quello dell'aiuto, dell'assistenza, il tema è quello che ognuno di noi, al di là del fatto che nella propria vita ognuno di noi può trovarsi in un momento di difficoltà e avere bisogni di tutta una serie di tipi, ognuno di noi ha diritto ad avere in relazione a quello che è la sua condizione di vita e a quello appunto che gli può permettere di realizzare il suo progetto. Le risorse ci sarebbero anche, non è che proprio non ci sono, e fare una buona legge, anche questa fatta con l'approvazione di tutto il Parlamento, quindi che ha avuto anche il supporto come quella appunto sul progetto di vita, sulle persone con disabilità,
o quella bruttissima sulla non autosufficienza, perché quella è bruttissima, e parlare di 500 milioni per fare delle sperimentazioni. Allora io vi chiedo, che cosa cavolo c'è ancora da sperimentare? Perché che cosa serve? Lo sappiamo benissimo, lo sa benissimo chi lo vive, l'ha vissuto e ha dall'interno trovato, come si diceva, le strategie anche per rispondere, ma individualmente, ma anche come sistema. Quindi da questo punto di vista, io credo che quello che diceva Elisa in apertura è quello che ci rammarica anche un po' come cooperazione. Noi siamo nati e cresciuti in un momento di grande, diciamo così, condivisione. Pensiamo a tutto il percorso sulla salute mentale da Basaglia in poi, pensiamo alla deistituzionalizzazione sia delle grandi strutture per gli anziani, ma soprattutto per i minori, a quei posti dove appunto venivano messi i bambini, e abbiamo lavorato insieme in questa direzione. Bene, per motivi economici si stanno aumentando i numeri delle comunità per minori, perché si dice che non sono più sostenibili, si sono a misura comunitaria e quindi piccoli numeri. Non ho bisogno di dirvi quello che sta succedendo nell'ambito dei servizi di salute mentale, perché anche lì si sta sempre più medicalizzando il problema e le risposte sono i farmaci e la sedazione. Ma non è questo il tema, e certo non è quello il tema di lasciar sole le persone che hanno il problema e le famiglie, perché appunto poi, come si diceva, vittime sono ancora i caregiver e ancora più spesso le donne, perché poi insomma ci sono situazioni. Io ne ho vissuta qualcuna anche da operatrice, ecco, quindi si sa che cosa può accadere. Quindi io credo che noi abbiamo bisogno di provare a rimettere insieme, perché la modalità è un po' appunto quella di tendere a separare ognuno, di risolvere da soli, quindi la famiglia si risolve i problemi che ha. La cooperazione ha un ruolo che è solo quello di erogare servizi e non invece esercitare quello che è suo, quello che, come diceva Marta, gli ha riconosciuto anche dalla Costituzione di essere un agente di promozione umana e sociale. Noi ce l'abbiamo nella legge questa cosa qua. Purtroppo siamo in un paese che ha una bella legislazione, abbastanza, a partire dalla Costituzione, dalla 328 e così via, ma poi la messa a terra delle nostre leggi diventa, non solo diventa problematica, ma presenta un gap enorme, che è quello che lascia poi sole le persone che hanno necessità di aiuto e di supporto per tutto il corso della vita o per alcune fasi della vita. Io credo che dobbiamo provare a rimettere insieme. Noi, Costanza ci ha chiamato appunto, soprattutto me e Elisa, perché cooperatrici, perché conosciamo il tema, ma perché questo tema della centralità, della considerazione e della cultura che promuove e valorizza il ruolo delle donne ci sta particolarmente a cuore. Io quando chiudo con questo, quando agli inizi, dopo un po' che lavoravo in cooperativa, mi sono occupata dell'apertura di una comunità per minori, mi sono sentita dire che forse non ero la persona più adatta perché non avevo figli. Così come ho sentito dire a un politico oggi che quando una donna ha fatto due figli ha già dato il suo contributo alla società, e quindi anche se non lavora il suo contributo alla società
società alla città. Ecco, questa è la condizione culturale che viviamo, oggi. Non voglio essere depressiva, perché io ancora ci credo che si possa fare cooperando. Siamo qui d'accordo.